Salve a tutti, come va? Spero vada tutto bene. Oggi voglio farvi un video aggiornato sulla mia collezione in Astra. Vi avevo già parlato di questo marchio l'anno scorso, sapete che mi è piaciuto tantissimo, è un marchio che avevo scoperto ad Exans e adesso ho la collezione completa, quindi volevo farvi il video aggiornato. Questo è un marchio di nicchia italiano di lusso, quindi vedete proprio delle materie prime fantastiche e delle boccette ancora più belle. È un marchio ispirato appunto alle stelle, quindi come vedrete anche dai nomi sono tutti quanti a riferimento ad alcune stelle. E al momento questo marchio, oltre a trovarlo nel sito ufficiale, lo trovate anche su profumidinicchia.com. Ho iniziato a collaborare con Profumi di Nicchia e sono riuscita ad avere un codice per voi per la spedizione gratuita che è Laura. Quindi mi raccomando, poi vi lascio tutti quanti i dettagli giù nel box informazioni con anche i link, eccetera. Quindi se volete acquistare qualcosa dal loro sito, inserendo il codice Laura avrete la spedizione gratuita. Iniziamo col primo profumo di questa collezione che è Mismar e questo è il mio preferito, penso. Come vi dicevo, le boccette sono splendide, sono di questo blu notte. E sopra poi questo dettaglio del tappo in oro. Questo è un profumo che veramente mi fa perdere la testa. È assolutamente unisex. In realtà tutti i profumi in Astra sono assolutamente unisex. Oltretutto sono anche molto intensi, sono 50 ml. E qui abbiamo note di ginepro in apertura, in centro cipresso e zenzero, in base dell'olibano e dell'ambra grigia. Quindi è un profumo aromatico, speziato fresco, leggermente anche incensato grazie all'olibano, ma non è un incenso pesante o troppo fumoso? Assolutamente no, secondo me è delizioso. In più sapete che io adoro il ginepro e ultimamente sto anche tanto adorando lo zenzero e qui veramente è questo mix speziato, aromatico, legnoso, balsamico. Mamma mia, splendido! E veramente anche l'ambra grigia ci dà un effetto quasi leggerissimamente salato, nel miglior modo possibile, proprio inambrato, resinoso anche. È un velo salato, è molto brillante questo profumo, è quasi anche fresco, nel senso che dà quasi l'idea proprio di essere in mezzo ad una foresta, è molto balsamico, molto rinfrescante, energizzante, grazie anche allo zenzero appunto. Mismar secondo me è veramente il mio preferito e questo io lo sentirei da Dio su un uomo. Io lo adoro su me stessa senza nessun problema, però effettivamente ho sentito tante ragazze dire che per loro magari non era troppo femminile, quindi ovviamente vi consiglierei di provarlo, però a parer mio è unisex, è fantastico. Mamma mia, mi dà una soddisfazione, lo ritengo anche parecchio sexy. Il prossimo è T-Star e anche questo è aromatico, legnoso e un po' balsamico. Questo apre fresco, veramente delizioso. Abbiamo degli agrumi, c'è anche una bella nota fresca, rinfrescante di menta. C'è dell'eucalipto, del pompelmo e ci sono anche delle aldeidi in apertura. In centro poi scendiamo con un po' di fiori, come la lavanda e la peonia. C'è anche una punta di rabarbaro, io non la sento tantissimo, e poi io sento quello che rimane, quindi soprattutto la base, cioè questo mix canforato di abete, olio di cipriol, muschio e olio di cade, quindi veramente è un profumo che anche qui come Mismar dà quasi l'idea di essere in mezzo ad una foresta, in mezzo ad un bosco, in montagna, in mezzo proprio a degli abeti, a dei pini, questa sensazione proprio anche resinosa della resina degli alberi, la corteccia degli alberi, gli aghi, è veramente pazzesco questo profumo. È un velo più dolce di Mismar, lo trovo anche più facile forse da apprezzare, da portare, perché appunto è comunque anche fresco, è dolcino, c'è un minimo di fiori e frutta che lo ammorbidiscono leggermente. È proprio un legnoso, aromatico, leggermente dolce, agrumato, lo trovo veramente veramente piacevole. Anche questo assolutamente unisex. L'unico che ritengo leggermente tendente al femminile è Antares, ma ve ne parlerò dopo. Questo proprio è splendido. Se amate anche appunto la menta in apertura, poi questa base leggermente canforata di abete, dovete provare T-Star, è veramente originale. Dato che stavamo parlando di Antares, eccolo qui. Anche qui ovviamente ha sempre queste splendide boccette, cioè sono bellissime, mi piacciono da morire, anche solo guardarle da collezione sono stupende. E questo, come vi dicevo, è quello che ritengo, secondo me, leggermente tendente al femminile, per quanto comunque è unisex e vedo tranquillamente uomini metterlo, deve piacervi assolutamente tantissima tuberosa. Io la tuberosa qui è la nota che sento di più in assoluto. È una tuberosa, secondo me, bella carnale, bella sensuale. Deve piacervi tanta tuberosa. In più qui abbiamo del pepe rosa in apertura, del frangipane che rende ancora più pastosa e cremosa la nota della tuberosa, e in più dell'ambra e del sandalo in asciugatura. Quindi è veramente un profumo cremosissimo, quasi appunto pastoso, nel miglior modo possibile. Non lo definirei tropicale, nel senso che mi ricorda
creme, solari, cose simili, non per forza. La parte delle frangipane si sente, ma non lo rende il tipico profumo estivo, secondo me. Questo oltretutto può andare bene forse in tutte le stagioni, magari nel pieno dell'inverno, io personalmente non lo vedo per me, ma perché a me piace, usare i profumi anche nella loro stagione. Poi è una cosa mia personale, se amate la tuberosa mettetelo in qualsiasi momento dell'anno, ovviamente. Però ecco, io magari lo vedo più primaverile ed estivo, anche in realtà autunnale, senza problemi. Però questo veramente mi dava quell'idea di giornate calde. Questo veramente col caldo brilla da morire, è luminoso, è sensuale, è femminile, è carnale. È perfetto secondo me per degli appuntamenti, per delle serate, per delle uscite. In più questo è fortissimo, credo che sia uno dei più forti, insieme anche a Bismarck, è bello intenso, ma questo veramente non ve lo levate più. La prima volta che l'ho portato sul serio, penso che mi sia durato 2 giorni sui vestiti, infinito, però appunto deve piacervi un botto e mezzo di tuberosa. Lo trovo veramente intenso, forte, piacevole. È particolare però. Vi direi che appunto se amate la tuberosa, forse potete anche fare un blind, però ovviamente qui decidete voi, ovviamente. Però secondo me se la tuberosa non è proprio il vostro fiore preferito, vi direi di provarlo prima, di provare un sample, perché è originale comunque, non è un profumo già sentito. È quel tipo di tuberosa che leggermente ad alcune persone può dare il mal di testa, perché questa non è la tipica tuberosa che ricorda l'odore delle bubblegum, come si può sentire in Paradox, My Way, L'Enter D, tutti quanti questi profumi commerciali che hanno quel tipo di tuberosa che sa quasi appunto di bubblegum, di Big Bubble, di gomma da masticare. Questa non è quel tipo di tuberosa. Qui si sente una tuberosa molto di qualità e un tipo di tuberosa diversa. Qui infatti non sa di Big Bubble, secondo me, è decisamente più fiorita, più naturale, meno chimica e meno plasticosa. Questa è proprio la tuberosa molto molto carnale, quasi leggerissimamente animalica, nel miglior modo possibile, nel senso che questo secondo me è anche abbastanza un profumo zozzetto. Ultimo, ma non per importanza, c'è Betelgeuse e anche questo qui è splendido. Io veramente, cioè, questo marchio mi ha stupito tantissimo dalla prima volta che li ho sentiti ad Exxans, li ho proprio trovati tutti profumi molto originali, veramente mai sentiti prima. E come sapete è difficile ultimamente creare profumi originali. Questo veramente Betelgeuse è un bellissimo mix di iris, osmanto e caffè. Ha una base di muschio di quercia che dà un sentore leggermente verde, nel miglior modo possibile, e anche leggermente molecolare, passatemi il termine, nel senso che il muschio di quercia è una di quelle note che lontanamente ricorda lo stile ambra grigia, amberwood, e che può essere che alcuni nasi quasi non lo sentano. O comunque ci si abituino così facilmente che appunto si abituano all'odore e iniziano a non percepirlo più. Come può succedere con alcuni profumi molecolari che li sentite, non li sentite, alcuni li sentono tanto, altri proprio non li sentono, dipende da naso a naso. Qui ho notato che veramente si miscela talmente tanto bene con anche l'odore naturale di una pelle, quindi fa effetto proprio seconda pelle. Che a volte anche a me è capitato di non sentirlo più, poi però magari il giorno dopo riprendevo in mano lo stesso maglione e sentivo di nuovo l'odore. Quindi è un po' una cosa particolare Betelgeuse, vi direi di provarlo perché appunto è un effetto quasi seconda pelle e l'iris ci dà proprio questo ricordo polveroso e un velo anche terroso grazie anche al caffè, che qui è più un caffè tostato, non è assolutamente un caffè dolce, non è un caffè vanigliato, è un caffè quasi appunto tostato e amaro. Che insieme anche una punta di coriandolo in apertura e poi il muschio di quercia in asciugatura e l'iris lo rende un profumo polveroso, leggermente terroso, seconda pelle, talcato. È un iris che non ricorda troppo l'odore del make-up, come tanti profumi all'iris, è quasi un iris più maschile che può ricordare come viene utilizzato infatti in tanti profumi maschili l'iris. Non è il tipico iris che sentite nei profumi femminili invece, che tende appunto a ricordare l'odore del make-up. Questo direi di no, piuttosto ricorda appunto un iris più, come vi dicevo, terroso, polveroso, quasi da truccioli di legno, non so perché, ma nel miglior modo possibile. C'è un velo di nota aromatica grazie al muschio di quercia che lo rende arioso, aperto, luminoso, non so bene spiegarlo, non è un profumo cupo, secondo me, assolutamente no. Hanno tutti una luminosità all'interno, mi faccio forse condizionare dal fatto che sono ispirati a delle stelle, ma veramente li trovo profumi splendenti, luminosi, mi fanno impazzire, sono uno più buono dell'altro. L'unico forse che su di me è più difficile da portare è Antares perché
Io faccio un po' di fatica a volte con la tuberosa, è purtroppo una nota che a volte mi dà mal di testa. Io purtroppo sapete che soffro di emicrania, soffro di mal di testa, di nausea, quindi purtroppo la tuberosa a volte tende ad essere un po' pesante, però comunque lo utilizzo ogni tanto, semplicemente è quello che forse su di me è un po' più complicato da utilizzare. Gli altri, pur avendo note originali, pur essendo profumi particolari, originali, io non li trovo difficili da portare. Secondo me, se siete amanti della nicchia, li sapete apprezzare tranquillamente. Non ve li consiglierei come primo approccio ai profumi in generale, ovviamente, e anzi vi consiglierei magari dei campioncini. Però se già avete messo il naso su vari profumi di nicchia, secondo me questa sarà una splendida scoperta, perché sono appunto profumi originali. Faccio veramente fatica a paragonarli ad altri. E Betelgeuse è quello che secondo me viene un po' apprezzato di meno, perché è forse il più leggero a livello proprio olfattivo, è un po' il più delicato, anche non ha note troppo pesanti, troppo intense, però è di una particolarità, a me piace un sacco, io adoro i profumi all'iris, lo sapete. Questa sensazione polverosa, legnosa, secca quasi, unisex, mi piace da morire. Infatti questo anche qui perfetto sia su uomini che su donne. Bene, quindi questi erano tutti i profumi in Astra. Io vi consiglio veramente di andare a provare questo marchio. Vi consiglio ovviamente di farlo nel link che trovate qui sotto in box informazioni, quindi profumidinicchia.com, e anche ovviamente di andare a seguire le loro pagine Instagram. Vi ricordo anche del mio codice, ma come vi dicevo vi lascio tutti quanti i dettagli giù nel box informazioni. Io ringrazio ovviamente sia in Astra che Profumi di Nicchia per avermi dato la possibilità di testare benissimo queste fragranze, perché sono spettacolari e sono veramente quattro gioielli. Io ringrazio anche tutti voi per aver guardato questo video, vi mando un mega bacio come al solito e buona giornata. Ciao ciao!